Il Lanciano gioca, crea palle gol, fa divertire il pubblico con un calcio propositivo e pimpante, ma i tre punti li porta a casa il Varese. Al Biondi finisce 2-1 per gli ospiti, risultato bugiardo, ma merito a Lupoli e compagni per aver saputo soffrire e colpire quando si è presentata l'occasione. D'Aversa, nel suo 4-3-3, opta per Agazzi metodista, mentre Amenta parte dalla panchina, spazio a Troest e Ferrario in difesa. In attacco c'è Monachello, riferimento centrale, con Gatto e Piccolo ai lati. Rossoneri da subito padroni del campo, sfortunato Piccolo, forse tradito dal rimbalzo del pallone che calcia al lato. Poi, al 13esimo, Grossi con il sinistro colpisce il palo. Ma al primo vero affondo passa il Varese. Minuto 22, Lupoli sul filo dell'offside, fulmina Nicolas. Tu vuoi raccontare un po' il gol? Sei andato via sul filo del fuorigioco, hai aspettato la chiamata giusta, con il tempo giusto sei entrato in area, raccontaci. Ma il gol penso che sia al 50% merito di Capezzi, perché mi ha dato una palla davvero bellissima, quelle palle che noi attaccanti vorremmo sempre, e me l'ha data col tempo giusto, con la forza giusta. Io forse la cosa più difficile l'ho fatta nel controllo, in cui mi sono girato e in un primo momento pensavo di essere in fuorigioco, poi ho capito in una frazione di secondo che ero regolare, e quindi ho cercato di mantenere la freddezza e di calciare più forte possibile sul primo palo, è andata bene. Il Lanciano accusa il colpo e la parte finale dei primi 45 minuti è l'unica parentesi negativa di giornata sotto l'aspetto della prestazione. Si fa male Grossi, tocca Pinato al minuto 33, ma nel primo tempo non succederà più nulla. Ripresa, il Lanciano spinge alla palla del pari sia con Gatto che con lo stesso Pinato, ma è al 22esimo che si capisce che non è proprio giornata. Gatto show a sinistra, cross perfetto, Monachello tocca, prima Ferrario, poi Piccolo, non trovano la zampata vincente a porta vuota. Ancora Gatto, attacca bene la profondità, Perucchini, ex Chieti, è superlativo. E come spesso succede nel calcio, la beffa è dietro l'angolo. Il cross arriva dalla destra, Capezzi al posto giusto nel momento giusto, sinistro perfetto e raddoppio del Varese. Partita chiusa neanche per idea. Spazio a Thiam per un 4-2-4 super offensivo che prima tentenna ma poi costruisce palle gol a grappoli. Perucchini, non documentato dalle immagini, è strepitoso su Monachello e in pieno recupero Mammarella prova a riaprirla con il suo solito sinistro. Ma il cronometro di Rocca di Foggia è un alleato speciale del Varese e non c'è più tempo per l'ultimo assalto. Finisce 2-1, ma quanta sfortuna per un Lanciano comunque bello, piacevole e spesso padrone del campo. Allora, D'Aversa, l'archiviamo come la classica partita in cui la porta è stregata, la palla non vuole proprio entrare, o c'è qualcosa da rimproverare alla sua squadra? No, sinceramente ragazzi non mi sento di rimproverare niente, perché già è difficile digerire una prestazione, una partita del genere, un risultato del genere dopo una tale prestazione dove si è fatto il 60% di possesso palla, si è tirato 14 volte in porta e si è creato 7 occasioni da gol clamorose dove il portiere è stato penso il migliore in campo, e quindi sinceramente l'umore dei ragazzi non è di quello idilliaco, quindi devo solo essere equilibrato, come quando dico che si vince bisogna essere equilibrati anche dopo una sconfitta, specialmente in questa maniera, ripeto, dopo una prestazione del genere. Allora Bettinelli, intanto i complimenti che sono doverosi, perché la sua squadra ha dimostrato di saper stare molto bene in campo, è cresciuta nella seconda parte del primo tempo dopo il gol del vantaggio, ha saputo soffrire nella ripresa e ha portato a casa 3 punti importanti quanto. Sì, penso che la sua disamina sia perfetta, è andata proprio così, siamo stati leggermente titubanti, uso questo termine, primo quarto d'ora, 20 minuti, perché comunque dovevamo anche leggere la partita, cercare di capire se l'avevamo preparata nel modo giusto. Poi man mano che abbiamo capito che l'avevamo preparata nel modo giusto e che tutte le azioni tattiche che noi stavamo mettendo in campo ci davano i frutti sperati, abbiamo accelerato, abbiamo ottenuto il gol e poi ci siamo difesi come siamo riusciti.